Nel momento in cui l'Abruzzo sta facendo un percorso virtuoso in termini di finanza, riduce il suo debito pubblico del 14%, mette in equilibrio i conti sanitari e si appresta a proporre la riduzione delle tasse per il 2013, delle addizionali regionali sulle persone fisiche e sulle imprese, assistiamo anche ad un'attività, diciamo, dinamica del nostro tessuto imprenditoriale che si sta ben difendendo rispetto alla crisi, come è stato messo in evidenza, interrompendo quella dinamica, insomma, di sviluppo inferiore alla media nazionale e anche alle regioni meridionali che c'è stata tra il 2000 e il 2007, e addirittura nel 2010 e 2011 c'è un dinamismo che comunque in termini comparativi è di tutto rispetto. Naturalmente la crisi è una crisi molto forte, una crisi che comunque inciderà su quelle che sono, diciamo così, i livelli di benessere anche dei nostri concittadini, però resta il fatto che in termini comparativi l'Abruzzo quando cresce, cresce più delle altre regioni. Quando le altre regioni, quando diciamo, l'economia decresce, l'Abruzzo resiste meglio delle altre. Quindi questo significa che il sistema imprenditoriale è un sistema imprenditoriale valido, solido, un complimento da fare ai nostri imprenditori.